Continua lo scontro nel PD sui temi rilanciati dal senatore Roberto Ruta e in particolare sanità e lavoro. Le posizioni tra i parlamentari Dem e il capogruppo del partito a Palazzo Moffa Francesco Totaro da una parte e Micaela Fanelli, la segretaria del PD, e Paolo Frattura dall'altra, l'ennesimo scontro si è consumato sotto i riflettori dell'ultima puntata di Moby Dick. La Fanelli ha ribadito le accuse ai parlamentari e ha puntato il dito contro Totaro per aver prima sottoscritto e poi rinnegato la firma in calce al documento di sostegno a Paolo Frattura. In trasmissione lo stesso Totaro ha smentito la segretaria del PD. La non condivisione di quel documento per tre ordini di motivi li avevo fatto presente durante la riunione. Il primo è che non c'era nessun bisogno e nessuna esigenza di riconfermare una fiducia al Presidente della Giunta regionale che non era stata messa in discussione da nessuno. Due, avevo detto che il documento, così come volevano proporlo e così poi come è venuto fuori, era un documento debole rispetto all'opinione pubblica, perché non è che i diretti interessati si difendono loro stessi. Tre, non poteva essere inserito un attacco ai tre parlamentari ed è testimone, possiamo chiamare, se lei vuole, il direttore può chiamare o il presidente della giunta o Nunzia Lattanzio. La parlamentare Laura Venitelli ha attaccato la gestione del Partito Democratico e le scelte fatte dal governatore sulla sanità. I cittadini che stanno nell'entroterra, Isernia e Venafro, non avranno più un presidio di salute. Non è pensabile che il PD non ci abbia una regola, che non abbia una ipotesi o comunque un'idea che diciamo coinvolga l'intero territorio molisano. Il vice segretario Michele Di Giglio ha difeso invece le scelte del partito e ha richiamato tutti all'unità interna. Il Partito Democratico servirebbe una laurea a parte per capire questa flora e fauna così variegata del partito, non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Però è una grande comunità. È una grande comunità all'interno della quale tutti abbiamo il diritto di parola, tutti abbiamo il diritto di discutere e di agire, fare politica, ognuno di noi ha una propria agibilità. Dura infine la presa di distanza dal governo regionale del deputato Danilo Leva. Io in questi due anni di governo, diciamo così, tranne i rapporti personali con tanti consiglieri regionali che ogni tanto chiedono qualcosa, formalmente non sono mai stato chiamato a discutere del futuro di questa regione. Le segreterie del presidente della giunta sono piene di uomini di Gianfranco Vitaliano. Negli enti ci sono soprattutto in Basso Molise tutti uomini di Gianfranco Vitaliano. Perché il cambio di rotta e la discontinuità si fa innanzitutto a partire dagli uomini che mettiamo nelle catene di comando. Ma ancora non ho capito perché il presidente della giunta il 5 agosto a quel tavolo della conferenza Stato-Regioni non è andato. E forse mi è venuto anche così, forse anche capito perché poi io ho riflettuto. Perché quando si ha paura di dare fastidio, perché in discussione c'è il ruolo da commissario, allora si diventa meno forti nel difendere le ragioni di questa regione. Raccontare la verità ai cittadini significa avere la consapevolezza del grande momento di difficoltà che noi stiamo attraversando, del grande momento in cui le povertà in questa regione hanno raggiunto picchi inauditi e ci vogliono risposte straordinarie. Non possiamo semplicemente limitare a dirci che dobbiamo far quadrare i bilanci. I bilanci si fanno quadrare in un'azienda privata. Una regione deve fare il benessere dei propri cittadini, è una differenza innanzitutto sul piano culturale. Dunque lo scontro è pressoché totale e la resa dei conti appare vicina.